Raga, buongiorno a tutti. Ieri ho fatto una scoperta veramente bruttissima e ci sono dentro e non ne sapevo niente. Immaginate la gente se lo può sapere. Abbiamo fatto tutti i tamponi, ma stiamo facendo ancora. Le persone che stanno rientrando dal nord, ogni giorno ai vari confini ci stiamo mettendo. E in più qualche altro tampone, insomma. Come 118 parlo. Siamo andati, ieri me ne stavo andando, ieri sera, e ho trovato un autista e un'infermiera che stavano tornando, che avevano fatto dei tamponi. Avevano 108 tamponi. Ho detto, raga, ma li avete già portati in virologia? Ho detto, no, noi ormai li dobbiamo mettere tutti, li stiamo mettendo tutti in un magazzino qua. Dico, come li state mettendo qua? Ha detto perché non lo sapevi, ha detto dall'inizio che, tranne il primo giorno, quelli che avevano mandato a Napoli, vi ricordate, a processare. Ha detto, li stiamo mettendo qua nel frigorifero. Fatemi vedere, sono entrato in questo magazzino, c'erano un sacco di frigoriferi, di cosa, dove sono usciti? Ha detto, li ha mandati la regione, di non portarli assolutamente in virologia e che poi si vedrà. C'erano centinaia, ma che centinaia? Migliaia di tamponi fatti in tutti questi giorni, mai processati e mai portati in virologia. Quindi qua c'è davvero qualcosa sotto, perché se no non si spiega, capisco che sono a rilento, che magari avranno problemi di reagenti, non lo so se è vero, ma a non farne nemmeno uno, a non portarne. Poi dice che sono usciti i tamponi zero. Se non vengono processati è chiaro che sono tamponi zero. C'è qualcosa veramente di grave. La lettera che ho letto sugli occhi di quel signore la dice lunga, forse vogliono aspettare appunto che finisca questa fase per poi far uscire i numeri dopo, man mano, a poco alla volta. Non lo so. Boh, mi mando la lettera poi.